Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Spero che la luce sia decente perché ormai siamo al tramonto, sì, dopo le 4 e ho cercato di mettere anche una luce perché si possa vedere bene, ma io mi vedo boh, fredda blu. Ho ragionato su che video potervi fare per non mostrarvi sempre le solite cose. Allora, guardando un po' così in internet e vedendo che tanti canali hanno fatto questo video, non so se proporvelo una volta ogni mese, 2 mesi. Adesso vediamo come sono presa anche io, ma vi voglio mostrare i 15 prodotti, se ne ho 15, che utilizzo veramente tutti i giorni per il make-up. Vi mostrerò delle alternative perché molto spesso non è lo stesso prodotto, ma la stessa categoria sì, che uso quotidianamente da lunedì a domenica e poi lunedì riprendo di nuovo, quindi vi voglio proprio mostrare tutto. Non vi citerò prodotti che non uso tutti i giorni, tipo il correttore per i brufoli. Io lo utilizzo solo quando vedo che ho una macchia, quando vedo che ho un brufoletto, ma non capita tutti i giorni. Lo stesso il primer viso lo uso tendenzialmente solo sabato e domenica, anche non spesso, però tutte le altre cose penso proprio di sì, di riuscire a farvi vedere tutte le categorie. Quindi andiamo avanti, vi mostro il primo prodotto, la prima categoria, primer occhi. Primer occhi io lo uso tutti i giorni, non riesco a star senza, e se non avessi il primer occhi userei un correttore, però non è nella mia indole, non è di mia consuetudine utilizzare un correttore liquido per le occhiaie anche come primer occhi. In questo periodo sto portando avanti, direi anche quasi terminando, il primer potion di Urban Decay in Original, però è anche vero che sulla scrivania ho un mini campioncino di Eyeshadow Insurance di Too Faced che ho aperto perché volevo metterlo nei campioncini finiti. Dopo di questo sicuramente ho un primer occhi di Yves Rocher e un primer occhi di Sien, perciò vedrò quale aprirò per primo. Ne ho due low cost, questo veramente lo sto schiacciando perché non riesco più a prelevare il prodotto con l'asticella e la spugnetta, perciò quota un prodotto. Il secondo prodotto che utilizzo è il fondotinta. Nell'ultimo periodo ne ho anche terminati, ho aperto uno recentemente, questo di Astra, che non lo sto più portando avanti più di tanto per il semplice fatto che ne ho un altro che ho aperto prima di questo, di Bella Oggi, il Feel True fondotinta Ultra Comfort, questo qui, che sto cercando di portare avanti per terminarlo e non me ne manca tanto. Ve l'avevo mostrato in un video dei prodotti col buco. Sto portando avanti il buco, mi è rimasto nei bordi della confezione. Credo di riuscire a portarlo avanti entro fine mese. E poi dopo riprenderò l'utilizzo di questo che non mi ha detto niente se non che mi ha anche lasciato un po' così, perché secondo me mi fa risaltare un po' la secchezza della pelle e i pori che ultimamente non li ho, però lui riesce a farmeli spuntare fuori, a farmeli notare. Quindi non sono proprio contenta. Come non sono contenta, e questo è il terzo prodotto di questo correttore Mattifying di P2, ho solo questo, non ho altre scelte e lo voglio portare assolutamente avanti. È la colorazione 015 Nude Perfect, ha un paio di 12 mesi, la quantità non ve la so indicare. Questa qui è una confezione che ho aperto da inizio anno, proprio uno dei primissimi prodotti aperti del 2018, perché ho finito il correttore di Sien con il cushion proprio a fine anno. E questo sto cercando di portarlo avanti. Non mi piace con l'applicatore a spugnetta, non mi piace stenderlo con le dita, non mi piace stenderlo con i pennelli perché si accumula in diverse zone e non riesco a sfumarlo bene, mentre se lo stendo come mi ha consigliato il mondo di io con i NYX non ci sono, vi lascerò la nuvoletta, comunque ha molto spesso commentato sotto i miei video e fa foto carine su Instagram. Lei me lo ha consigliato con la Beauty Blender e funziona meglio, ma io non sono solita utilizzare la Beauty Blender. Bene, dopodiché vi mostro dovrebbe essere il quarto prodotto. Esatto, il quarto prodotto sono le ciprie.
ciprie che in questo caso per tutta la settimana ho questa di Bella Oggi, la Feel Nude nella colorazione 01 Porcelain, ma ho anche una da Weekend traslucida di Daniel Sandler recuperata su Look Fantastique. Le intercambio, poi alle volte utilizzo anche una cipria color banana di Primark del marchio PS, una cosa del genere, ma non tanto spesso quanto quelle due che vi ho mostrato appena adesso. Dopodiché andiamo al quinto prodotto. Il quinto prodotto sono i blush. Ne ho alcune impostazioni che faccio girare, ma quelli che utilizzo di più sono questi due. Questo della EM Makeup che sto cercando inesorabilmente, non ce la faccio a dire le parole lunghe, inesorabilmente a bucare perché come vedete è strascavato, però non ce la faccio. Mentre questo sono sicura che riuscirei a bucarlo velocemente di CNN, il numero 04 Magic Moment, uscito a Natale con il lancio del make-up natalizio. E questa come consistenza, la consistenza della cipria di Sien è molto polverosa che si consuma facilmente ed è per questo che cerco di utilizzarlo meno, anche se mi piace il colore, rispetto a questo che è super pigmentato, basta poca polvere e colora tantissimo le guance. Bene, quindi 1, 2, 3, 4, 5, sesto prodotto. Sesto prodotto, illuminante. L'illuminante veramente lo uso tutti i giorni che sia in crema o in polvere e nell'ultimo periodo mi sono soffermata tanto su questo prodotto di Debbie della collezione limitata con gli unicorni, cioè io sono riuscita a far rientrare il prodotto all'interno della confezione e se tiro fuori tutto il prodotto di stick non ne ho neanche più tanto. È un colore olografico, però sul video credo non si veda. Mi piace utilizzarlo sia qui sotto sia sopra le sopracciglia. Bisogna sfumarlo bene perché alle volte mi pare di avere un unico colore e sopra le polveri non va più di tanto bene, anche perché di solito le consistenze in crema vanno messe tutte prima e poi fissate con la polvere. Non si gioca prima con crema, polvere dopo crema perché fa pastone. Solitamente funziona così col make-up. O almeno è quello che mi ha spiegato la ragazza quando faceva lezioni della Smashbox della Makeup School. Detto ciò, questo è un illuminante da pochi soldi, veniva meno di 5 euro, o 4,50 o 5,30 al massimo, e non mi dispiace. Però, quindi, settimo prodotto, oltre a tirar fuori quell'illuminante, io lo tiro fuori anche da questa palettina di Kat Von D, dove attingo anche le terre, e perciò questo è il settimo prodotto, le terre. Qua ho fatto un buco, sto cercando di fare il buco anche su questa, e anche se ho comprato parecchie terre ultimamente, rimango fedele a lei per ora, perché vorrei tipo finirla, se possibile, quella palette, ma non so mai se ce la farò. Ottavo prodotto, matite e sopracciglia. Matite e sopracciglia per il weekend uso queste qua di Nabla, le Brow Divine, questa è nella colorazione Jupiter e trovo anche quella da tutti i giorni che tra poco finirò e la sostituirò con il prodotto di EM Makeup che ho fatto vedere ieri nel video dei comprati e ora vi utilizzo. Queste matite io le utilizzo tutti i giorni, se non sono matite sono le polveri, ma tendo a utilizzare di più le matite. Quello che non uso tutti i giorni perché alle volte non mi viene da prenderlo in mano perché non ne sento la necessità è il mascara trasparente per fissare le sopracciglia. Lo uso verso quando faccio il servizio, sto pensando un po' ai conteggi, se passa un mese dal servizio di epilazione con Benefit, fate conto che la prima settimana posso anche non utilizzare il fissatore. Ieri, per esempio, non l'ho utilizzato, oggi poco, ma non era necessario. Ho utilizzato il prodotto solo per portarlo avanti. Però, se domani mi devo ritruccare, certamente è un prodotto che potrei farne a meno. Però non loro perché mi riempiono i buchi delle sopracciglia. E quindi siamo all'ottavo prodotto. Ottavo, nono prodotto. E il nono prodotto, cosa vi tiro fuori? Già le palette? Sì, vi tiro fuori le palette che sto utilizzando nell'ultimo periodo. Non sono poi tutte quelle che ho mostrato
nel video del progetto smaltimento prodotti, perché questa sì ve l'ho mostrata perché la volevo portare avanti per testarla, mi sta piacendo parecchio, però non dico altro perché voglio fare una recensione a parte. La Opoless la sto usando molto meno perché è una palette che non mi piace tanto per colori, ha pochi ombretti opachi e i due che ha sono scurissimi, e vi ho già fatto però di questa la recensione, non mi soffermo perché la vedrete prossimamente. Una palette che voglio cercare di smaltire è questa, che ho utilizzato anche oggi dopo una settimana che non la utilizzavo. Ho praticamente il beige che sta quasi arrivando alla fine e tantissime cialde che sono super scavate ma che non si decidono a mostrarmi la cialdina sotto, quindi la porterò forse un po' avanti anche questa settimana. In quest'ultima settimana ho utilizzato tanto una palette nuova che ho comprato con i saldi, questa di Too Faced, la Matte Chocolate Chip, che non voglio sbilanciarmi, ma l'opinione iniziale è stata super positiva. Anche di questa ho già scavato il bianco e altri colori, sono cialdine super piccole, ma con colori tutti opachi, formidabili, resa assoluta. Non vedo l'ora di mostrarvela in un video recensione. E poi ho ritirato fuori questa perché volevo attingere solo l'ombretto bianco, che è questo qui, per cercare di fargli il buco. Non ce la sto facendo perché non voglio utilizzare l'ombretto traslucido di Essence che vi ho mostrato nel video dei prodotti bocati di dicembre. Sto cercando di ricordarmi i mesi perché adesso inizia a essere molto molto difficile star dietro, ricordarsi tutto, però ce la faccio ancora. Come vedete tanti buchi, ma quello che per ora voglio bucare è questo e portare avanti anche, di solito tendo a portare avanti i beige se possibile dove li ho bucati, visto che vi ho mostrato quella di Catrice che mi sta quasi abbandonando il colore, potrei attingere il colore da qui. E queste sono le palette, quindi dovrebbe essere il decimo prodotto. Vi mostro anche le cialdine mono, che per me sono l'undicesimo prodotto, perché non sono per me palette. Sì, sono sempre ombretti, però hanno un pack diverso, quindi io li considererò come undicesimo prodotto. E sono pochi perché sono tutti gli ombretti opachi di Catrice che ho tirato fuori con la Opulence, e non vi nego che comunque li utilizzo quasi tutti i giorni, metto quasi perché se non uso uno uso l'altro ancora per la transizione, e proprio un ombretto che mi capita di utilizzare sempre, utilizzare come top coat e dare un effetto molto più carino al trucco, è questo olografico di Debbie, sempre della collezione limitata con gli unicorni, si chiama 02 Light Azure, e vedete è super pucciato, scavato. Anche questo vorrei cercare di terminarlo se possibile. Poi, dodicesimo prodotto, matite nere all'interno dell'occhio, queste tutti i giorni. Ne ho due perché una la utilizzo tutti i giorni da giorni feriali, chiamiamolo così, e una da weekend. Quella da weekend è quella di Zoeva, questa è la Graphic Eyes, si chiama Black to Hurt, e ha 1,2 grammi di prodotto, è una matita che mi abbandonerà tra breve perché è molto temperata. Molto morbida, però sono quelle matite morbide che mi piacciono e rimangono all'interno dell'occhio e non sbavano. Colano solo veramente a fine giornata dopo 8 ore di lavoro, un'ora prima che mi trucco, un'ora che arrivo in palestra e 2 ore di palestra che faccio cardio. Quindi alle 9:30 posso anche dire che se cola non c'è nessun problema. Mentre la matita da tutti i giorni, visto che ho finito quella di Essence, ho deciso di tirare fuori questa che avevo già tirato fuori, che mi aveva dato una serie di problemi perché mi sembrava mi facesse venire fuori dei sfoghi, e vi confermo che alle volte ancora continua a darmi problemi. Non sempre, non tutti i giorni, sto attenta perché se tempero la matita devo vedere com'è la mina perché altrimenti mi fa lacrimare tantissimo. Si chiama Intensive Cold Eyeliner 010 Dramatic Japan e non ve la consiglio minimamente se andate negli stand P2 all'interno degli OVS a prenderla, non vale la pena. Quindi, dodicesimo prodotto. Il tredicesimo
L'eyeliner, ho deciso di mettere fuori solo questo perché dopo che ho finito Zodiac di Urban Decay sono passata a questo della Trendy Tap che avevo preso nel ponte della Festa della Repubblica che ero andata in Austria. Si chiama Cool Breeze ed è un eyeliner grigio. È un eyeliner molto piccolo, 6 mesi di PAO, la quantità non ve la so dire però è la numero 030, sì, 030. E questa è una referenza che vorrei portare avanti assolutamente, mi sembra molto piccola, facile da smaltire, la utilizzo tutti i giorni, si può fare. Quindi, questo era il dodicesimo, casomai mi correggo, tredicesimo prodotto, matite sotto nella palpebra inferiore. Per la parte esterna, una marrone, una rossa, una molto scura. Sto finendo questa, poi dopo ho tirato fuori una che avevo trovato all'interno di inserti che ti spiegano come truccarsi e come usare il make-up. Però ho deciso di tirare fuori questa di M Makeup per farvi vedere il mozzicone che ho, visto che vi voglio far vedere che comunque i prodotti li utilizzo. E quindi, quattordicesimo prodotto, sono le altre matite che utilizzo nella parte iniziale per dare o il punto luce o un colore più chiaro. Quella che sto utilizzando di più in questo periodo, perché la voglio terminare, è questa, che ha questo livello di mina e non vedo l'ora di finirla perché alle volte mi colora e alle volte no. Soprattutto quando ho lacrimato un po', quando mi sono truccata, questa non rilascia il colore appieno. Devo per forza metterci un ombretto sopra per fissare le polveri e dare un poco più di luminosità e colore. Quindi questa non la troverete neanche più perché era di un'edizione limitata della Blossom Dreams. E quindi ormai sono arrivata al quindicesimo, quindi sono proprio 15 giusti spaccati, mi sa di sì. Prodotti labbra non matite, anche se con alcuni prodotti che vi mostro adesso sto portando avanti anche delle matite e sono soddisfatta perché, sì, sto dicendo soddisfatta, sono soddisfatta perché riesco a portarne avanti parecchie e una è lì lì per finire, mentre questi sono tutti i rossetti che sto portando avanti. Alcuni li avete già visti nel progetto smaltimento che sono quelli che tengo in mano, cioè i due prodotti di L'Oréal che sono quelli che utilizzo di più perché ho sempre paura che siano quelli che quando li ho utilizzati per fare il testing sui rossetti mesi fa sono quelli che ho utilizzato di meno, però devo dire che soprattutto questo è molto più leggero da quando l'ho iniziato, quindi diciamo che è un aggiornamento a metà via. Ho temperato parecchio la Velvet di Essence, questa qui, che utilizzo con una matita labbra. Ho utilizzato poco perché mi scoccia parecchio lo stick, come ho preso questo di Nabla, il Nabla Divine Closer, però insomma va avanti pure lui. Ho preso anche la sua matita con i saldi abbinate, spero di poterlo utilizzare di più. Mentre per il weekend, o comunque per testing, visto che me l'ha chiesto Anastasia perché voleva sapere qualcosa in più sui matitoni di Debbie che gli ho fatti vedere in un decluttering dicendo che non li ho mai utilizzati, non è che non li avessi mai utilizzati perché non mi piacessero o perché non mi ispirassero, li ho comprati perché sono low cost, ma non avevo mai avuto il tempo necessario per poterli testare. Ecco, per il video di considerazione finale vi chiedo di attendere perché li utilizzo solo il sabato, la domenica, può essere che li porterò avanti anche per il mese di febbraio. Se devo consigliare una colorazione tra queste tre, che è la 05 High Magenta, no, High Fuchsia, scusate, la numero 06 Magenta, che è quella anche che indosso oggi, e la Nude Rose 01, assolutamente vi consiglio la Nude Rose 01 perché nonostante mi lascia quella striscia bianca, è quella che mi dura di più. Questi colori non mi lasciano la striscia bianca, ma si trasmettono, quindi sono transfer e hanno dei colori molto sparaflesciati. Se vi piacciono i colori sparaflesciati, bene, io forse non è il momento adatto, probabilmente in estate li apprezzerei di più. E li tengo dentro questa pochettina di pupa per differenziarli e sapere che qui dentro ho questi prodotti. E tenendoli qui dentro non è che non mi venga da utilizzare, anzi, so che durante il weekend devo attingere da quelli e li uso più che volentieri. Mi mancava un pezzo che assolutamente utilizzo tutti i giorni, quindi sono 16 prodotti. Quindi diciamo che potrei mettere gli ombretti mono insieme alle palette. Ed è il mascara.
Questo sì, lo utilizzo tutti i giorni. Ho tirato fuori anche altre cose che avevo aperte, ma li faccio girare molto spesso. Quello che sto utilizzando tantissimo ultimamente è la mini taglia di Bath & Sex nera, che tra l'altro anche quello che indosso oggi si vede poco niente. Mi sta piacendo un po' meno perché si sta seccando e sto avendo meno quantità di prodotto all'interno perché ho 4,8 ml, sì, 4,8 grammi di prodotto. Si consumano facilmente, però è un prodotto che non può mai mancare. Se non utilizzo questo, utilizzo l'Ecstatic Paradise di L'Oreal che ho aperto, ho il Gentleman di Mulac, ho l'Extra Sculpt di Kiko, ne ho varie anche di queste edizioni che sono uscite con i fascicoletti che ti spiegano come truccarti. Ne avevo uno, l'ho lasciato aperto tutta la notte perché era troppo liquida, quindi adesso mi piace un poco di più perché si era addensato. Ma il mascara non può mai mancare. Vedo subito se mi manca il mascara. Alle volte è un passaggio che, siccome è l'ultimo che faccio, mi devo alzare, magari mi devo lavare le mani perché me le sento tutte zozze a causa o della cipria o del fondotinta o degli ombretti, quindi mi sento tutte le polvere che mi appiccicano le mani. Poi dopo ritorno, dico ok, mi sono già truccata, ho già tutto pronto e poi mi vedo che ho queste ciglia invisibili e dico damn, mi manca il mascara e lo metto subito al volo. Non ho nient'altro da dire, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi fatto vedere un po' i prodotti, che questi, bene o male, sono quelli che veramente utilizzo tutti i giorni e tutte le cose che ho potrei anche farne a meno, ma io compro lo stesso, non importa. Sicuramente arriverò a un termine per queste cose, non so quanto riuscirò a terminare per quanto riguarda prodotti già avviati, ho solo il primer, bene o male, e il fondotinta. Che potrebbero arrivare lì e anche la matita sopracciglia da tutti i giorni. Per il resto ho seri dubbi di riuscire a terminare 10 prodotti di make-up entro fine mese, visto che ne ho finiti solo 3 per ora. Vediamo, speriamo bene. Io non voglio sottovalutarmi perché la costanza ce l'ho, l'utilizzo quotidiano dei trucchi è presente nella mia agenda. E vediamo cosa riesco a fare, cosa riesco a proporvi a fine mese di prodotti make-up terminati. Fatemi sapere voi invece se utilizzate tutta questa roba o se ne utilizzate meno, se non vi truccate tutti i giorni, cosa un poco possibile perché molto spesso dai commenti me lo dite. Però che cosa non manca mai nella vostra pochette e che veramente utilizzate tutti, 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 tutti i santissimi giorni, anche se siete a casa, tutti i giorni, lo voglio proprio sapere. Scrivetemi, supportatemi con un like, se vi piace il canale, vi piaccio, trovate interessanti questi video, iscrivetevi, fatemi compagnia come io lo faccio a voi. E vi ringrazio per il tempo che avete dedicato. Ho registrato 24 minuti, con l'editing forse sarà anche un po' meno. Pensavo di fare un video un pochino più breve, la smetto qui, se no ovviamente io vi propongo video solo lunghi e non mi va, sinceramente. Grazie ancora per essere passate, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!